Cai venga a cappella. No, pull snell e d'azzana. E ha fatto tanta quartiere. Figuratevi che sono venuta ieri. Però sono arrivata in questo paesello a così bello. Ne è valsa la pena, perché tanta gente a così bella non l'ha vista mai. Amici di montediprocita.com, buonasera a tutti, siamo nei camerini del Laboratorio delle Arti, presso Via Torrione, Monte di Procida. Ho qui un carissimo amico, ma prima di un amico un carissimo maestro, perché a lui debbo molto e in effetti se io ho anche intrapreso questo mondo dell'arte che mi ha portato sia alla recitazione che alla canzone, è stato uno dei miei simboli, è stato uno, si può dire, dei miei vati da ragazzino. Abbiamo Enzo Mazzella, a cui cedo il microfono. Dopo tanti anni ritorni, insomma, in mezzo al tuo pubblico, che ti deve molto. Come mai? Come mai? Io veramente ho iniziato proprio con la commedia, ma durante questo tragitto ho imparato tante cose. Ho imparato a scrivere le canzoni, ho imparato a musicare, per cui mi ha portato un po' a distanza della commedia. Ma poiché c'è stato un incontro con un carissimo amico mio, il quale mi ha suggerito delle parole per far scrivere il titolo di questa commedia, Il tuo raggio di sole, che poi ne è uscita fuori una bellissima canzone. E vedendo che questa canzone veramente poteva ispirare una commedia in musica, e così è stata scritta questa commedia. E mi fa tanto piacere perché in questa commedia ho trovato dei ragazzi veramente bravissimi, che meritano proprio tanto tanto bene, che mi sono stati vicini proprio all'ultimo momento e mi hanno aiutato in tutto e per tutto. Quindi sono orgoglioso di metterli in atto e di dare qualcosa qui al Monte di Procida, anche perché questa commedia parla prettamente del paese. Senti, Enzo, se vogliamo presentare il resto della compagnia, e quindi ti cedo nuovamente il microfono. Allora, abbiamo Gianluca Fevola, che fa la parte di mio figlio, come se rappresentassi il primo attore, anche se io ho delle parti un po' più lunghe, però è lui. E gli ho ceduto anche a lui di cantare la canzone. No, che c'è? Poi tengo vicino a me a Rosy Norma, che questa signora, io per farla partecipare con me gli ho fatto la corte per 30 anni affinché lei mi ha detto di sì. Perché poi non è che, poiché lei ha fatto la prima commedia con me quando aveva 13 anni, allora niente, per una cosa o l'altra non è stato mai possibile, però poi si è decisa e adesso sta insieme a me. Inoltre tengo la Dina Lillini. È bravissima su tutte le cose, mi aiuta in tutte le cose e si sacrifica anche per questo lavoro della commedia che sto facendo.
è un grande artista, ci sta Vincenzo Mazzella. Poi adesso voglio presentare la bravissima Maria Di Mare. Diciamo che è proprio brava, ha fatto proprio coppia bellissima con Gianluca. È vero Maria? Ti sì. Fa piacere che stai mettendo, l'ha trovata bella. È stata amore a prima vista. Sì, è certo. Lui che è arrivato a sostituire poi un altro evento all'ultimo, però li siamo trovati benissimo in effetti. Allora, qui tengo a portata di mano, ecco, la portata di mano alla Cavalcante, fa di cognome Cavalcante, Manuela, che diciamo che all'ultimo evento, anche se in pochi giorni, però è riuscita a fare la sua particina, che poi la particina è bellissima, la particina che fa lei, perché parla proprio dell'amore antico. Come si faceva la corte alla persona, come si raggiungesse così l'amore, va bene? E in vicino a lei, proprio all'ultimo momento, le ultime tre prove, diciamo, c'è qui Gustavo Mazzella, che anche lui ha dovuto mettersi sotto e imparare subito questa parte. Quindi dobbiamo dire alla gente, dobbiamo dire alla gente che è stato un sacrificio per loro, però gli è riuscito. Fanno una bella parte. Adesso io voglio presentare il regista della fonia, diciamo così, il regista della fonia, cioè colui che si interessa di tutto lo spettacolo. All'ultimo momento l'abbiamo trovato, forse è stato Dio, che è grande, a farmelo conoscere, e lui ha detto, si è messo a disposizione, e anche lui fa parte della famiglia Di Mare. Perché la famiglia Di Mare veramente merita tanto bene, tante cose, ok? Sì, no, è stata comunque divertente, anche per vedere tutto quanto, abbiamo imparato cose noi tutti quanti, e vediamo oggi come va. E all'ultimo momento è venuta anche la più piccola di Mare, della famiglia Di Mare, no? La quale dice: Enzo, mi fa piacere se tu mi fai fare qualcosa. E io gli ho dato il copione in mano e lui se l'ha letto subito. E diciamo che sta facendo anche lei il suo dovere. Sì, faccio la suggeritrice. Okay. Chi ci sta più adesso? Emilio. Ci sta Emilio Coppo. Io vorrei soltanto augurare un grande successo a questa compagnia teatrale e godiamoci lo spettacolo.